Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché mamma e Milena mi faranno delle domande su cui io dovrò rispondere. Esatto. Però al primo video ho riso perché qua c'è proprio davanti, dietro di noi, il gatto che si lava e il cane qua che dorme. Vi dico la verità, a Lara, queste domande non le abbiamo fatte noi, le hanno fatte i tesori. Vabbè, che dire, iniziamo. Sono un po' agitata, sei un po' agitata. Partiamo con calma. Allora, domanda numero uno. Amore, sei pronta anche tu a rispondere? Sì, ok. Allora, Lara, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Milena? Melissa. Sì, amore. Allora, io non ci potevo credere ed ero rimasta a bocca aperta perché non me l'aspettavo che veniva proprio quel giorno. Perché quando l'abbiamo chiamata dopo un po' di giorni, mi aveva detto che veniva dopo una settimana, ma invece è venuta molto prima di una settimana e quindi io non me l'aspettavo. E lei così all'improvviso è venuta. Sì, non ci potevo manco credere così. Te la immaginavi così alta? Lei con... No! Metto me la immaginavo praticamente quanto te. Ok, no. Perché Davide non la c'è ancora un attimo. Certo. Alle prime domande non stavi sempre seduta. È vero. Si vedeva. Ok, ma di altro, tipo il primo giorno che ci hai parlato dal vivo, però? Mi ha fatto strano vederla dal vivo, quindi... Ok. Andiamo con la seconda domanda. Secondo te, tra la mamma e Milena, c'è qualcosa di più forte dell'amicizia? Se sì, che cosa secondo te? Il fidanzamento. Loro due non sono solo amiche. Ma la prima volta che si sono chiamate stavano frequentando, no? È vero, mamma, sì. È verissimo. E quindi? Ma perché? Amore, dai, non ci ti attacca. È bello che mi strozza quando c'è. E quando ho saputo che io avevo fatto tipo un matrimonio finto. Thank you. Adesso la spieghiamo meglio questa cosa del matrimonio finto, perché in realtà io avevo inventato tipo un matrimonio finto per Milena e mamma. Aspetta, perché c'è la domanda in merito a questo, quindi aspetta un attimo. Però intanto, quindi i primi giorni che Milena stava qua, no? Ma io non sapevo che vi stavate frequentando. Ok, quindi lei non sapeva nulla. Ma tipo a scuola, gli altri parenti o altro, nessuno ti aveva detto nulla? No, niente. Quindi non se ne parlava, non si sapeva nulla. Ok, bene. Che comunque lei sta alle elementari e oltretutto lei non ha TikTok, quindi... Mi hanno solo chiesto, ma chi è quella accanto a mamma? Io gli ho detto, un'amica di mamma. Perché ancora non sapevo che era la fidanzata. Certo. E calcolate che comunque sta alle elementari, lei ha il telefono ma lo gestisco io, lei non ha i social vari e per vedere tipo... Però ho Instagram sul telefono di mamma, sul faccio anche delle foto strane. Esatto, però sul mio telefono, cioè lei non ha la password, io pubblico le cose sul suo. Sono proprio una foto bella. Esatto, quindi insomma per questo vi dico è totalmente perché lei è piccola e poi in più io ci lavoro sui social, quindi conosco bene i pericoli, quindi... Piccola. 9 anni. Scusa, sei una young adult, sicuramente. Me lo traduci? Una giovane adulta, una giovane adulta, ma è meglio gestirle io queste cose per adesso. Anche perché comunque calcolate che sui social, a meno che non ne creiamo uno totalmente tipo privato, che non si sa il nome, comunque in un modo o nell'altro chi ci segue sui social comunque la troverebbe e io devo per forza filtrare tutte quelle che sono domande, cose, ma perché molti magari non lo fanno neanche con cattiveria, ma magari arriverebbero delle cose che non sono adatte e quindi per adesso voglio avere, penso che sia giusto tutelarla in questo modo. Avevi capito che tra Milena e la tua mamma ci fosse qualcosa di speciale? Sì. Da quando? Ma da come vi guardavate, sì. Come vi abbracciavate. Ok. Sì. Ma da subito o dopo un po'? Dopo un po'.
Dopo un po', ok. Perché effettivamente noi ci siamo un po' più sbottonate, tra virgolette, dopo un po' di tempo. Ma questo non vuol dire che, cioè, nemmeno adesso, ma un ragionamento che farei se fossi in, capita a me, qualsiasi altra tipologia di relazione, non è che i momenti nostri allora ce l'abbiamo così alla luce del giorno, ma non perché siamo io e Milena, potevamo essere io e Fabio, io e Fabrizio, io e Lucilla, è ma, uguale. Ma come ha detto io a mia mamma, io preferisco le femmine e... Già, questa cosa l'ho detto da sola. Che cos'è che avevi detto? No, scusa, spiegala questa cosa, perché un giorno mi viene e mi fa: se ti devi fidanzare, non fidanzarti con un maschio, ma fidanzati con una. Me l'ha sempre detto. Dice: non voglio, preferisco. Qua maschi, niente piedi. Niente maschi. Ovviamente Lara ha sempre saputo la mia sessualità, quindi per questo. Che vuol dire? Hai sempre saputo che la mamma si poteva anche possibilmente fidanzare con una donna, gliel'ho sempre detto, cioè nel senso, adesso che è un po' più grandicella comunque, mo ci vuole proprio per proteggerla un po' da quello che poteva sentire tramite social o altro, ho dovuto agire un po' di, diciamo, di anticipo, però... Ma guarda che io sapevo che due femmine possono stare insieme, a me non cambia niente. Quando li cresci bene escono così, ragazzi. Che vi devo tutto dire? Tutto merito suo, ma partorito lei, tutto merito suo. Io, grazie, sono io. Allora, questo è bellissimo. Allora, infatti, pensi che sia normale che una donna si fidanzi con un'altra donna e viceversa? Sì. O anche un uomo con un uomo? Sì. Non appena detto. Ma vabbè, c'era come domanda. Non mi fucilate, c'era come domanda. Sì, c'è ragione. Ok, va bene. Quindi tu sei totalmente ok con questa cosa, è normale. Tutto ok. Tutto ok, ha dato l'approvazione. Sei felice con la tua mamma? Sì. Perché? Perché sono felice che ti sei fidanzata. Oh, ok, grazie. Ok. E che hai una persona brava al tuo fianco. Oh, oddio! E questa come te ne esci, oddio! Perché proprio la prima volta che l'ho vista mi sembrava brava come persona. Prima volta in chiamata, però con te non era la prima volta, no? No, amore, ovviamente io e Milena ci conoscevamo da prima e piano piano la mamma ve l'ha un po' presentata un po' alla volta. Volevo essere sicura che effettivamente Milena fosse Milena. E già mi piaceva quando l'ho detto, già ho detto questa è nostra, questa ragazza è nostra. È nostra. Sei nostra. Andiamo con l'ultima domanda, che però è quella più gettonata, ma vorrei che parlasse soprattutto Milena, se possibile, perché è una cosa che in realtà ha praticamente organizzato Milena e credo che parlarne in questo contesto sia la scelta più bella e più giusta, se ti va ovviamente. La domanda è: come avete spiegato a Lara del vostro fidanzamento? Che penso che sia uno dei ricordi più belli che ho nella mia vita. Allora, è venuto tutto molto naturale. Ci trovavamo... Devo raccontare cosa è successo, giusto? Sì, sì, sì. Salve. Era una cosa che avevo già deciso che fosse quella la sera giusta per, diciamo, dichiararmi completamente e volermi fidanzare con Chiara. Siamo trovate fuori il terrazzo e io e Chiara eravamo da sole. È arrivata Lara e per scherzo Lara ha deciso di volerci sposare. È vero. E aveva fatto tutto il progetto. Sì, tutto il procedimento. Da sola aveva fatto. Milena, diceva, poi Chiara. Ogni tanto diceva a Milena: Milena, ma non ti piace mamma? Non sì. È vero? Sì. Ogni tanto diceva: Milena, ma ti piace mamma? Ma non ti staresti fidanzare? Poi mi diceva a me: ma perché non ti fidanzi con Milena? A me piace Milena. Sì. Però effettivamente Lara si è palesata davanti a noi e ci ha sposate, letteralmente, così da nulla. Poi diciamo che da lì, da che Lara per scherzo ci ha sposate, abbiamo preso, diciamo, la palla al balzo e abbiamo detto... È andata così, che Lara ha detto: vuoi tu Milena, vuoi Chiara prendere... Qua nel momento sì, io ho chiesto a Lara se le andava bene, no? Lei mi ha detto di sì e io ho guardato Chiara e le ho detto se le andava bene anche a lei. E lei ha detto sì. Dopo 5 minuti, dopo che era successa questa cosa, le ho detto: ma veramente se le fidanzate?
il giorno dopo, ma veramente siete fidanzate? L'altro giorno dopo, ma veramente andate a fidanzare? Ma veramente, cioè, ma io, cosa? Vero? Non si poteva credere. Ovviamente è stato un percorso, raga, raccontarlo in un video è molto riduttivo e anche spiegare tutte quelle che sono le emozioni, le sensazioni, non è fattibile. No, non arriva come l'abbiamo provate. Raccontarvi effettivamente per filo e per segno è difficile, anche perché mancano dei pezzi, ovviamente, perché ci sono delle cose che io e Milena terremo per noi, ovviamente, le cose più intime. Ovviamente voi avete visto tutto in modo molto veloce con dei video, ma la verità è che c'è ovviamente tanto dietro, soprattutto tanti sentimenti che ovviamente credo che alcune cose si possano anche percepire, diciamo, dall'esterno, però poi nell'effettivo, quando due persone si vogliono bene, secondo me si vede, secondo me. Sì. Però effettivamente è difficile da comunicare. Che poi le persone si domanderanno anche alla fine perché ho aspettato tanto, abbiamo aspettato un po' per metterci insieme. È ovvio che io volevo accettarmi, che fosse tutto ok, nel senso magari conoscere la sua famiglia. Ho capito che persone sono persone fantastiche e le bimbe, quindi come risultavo ai loro occhi, lì ho detto è la persona giusta, è tutto ok, glielo chiedo. Ed è per quello che quella sera lì ho scelto di dichiararvi. Ma che vuol dire? Amore, che vuol dire? Te lo spiego io. No, quello ah, ok. Dimmi. Da quello che sono le tue. Cosa? Da quando ho visto le tue bimbe negli occhi, che fuori? Io, sai, se io entro in una famiglia, no? Non c'è solo mamma, ci sei tu, c'è Zoe, c'è i suoi genitori. Quindi è normale che non ragiono da egoista. Cerco di capire prima se io sono giusta qui, se sono accettata, se non faccio, se non scombussolo qualcosa, se ma tu se sei male. Accettata, se sei tu, tu sei sempre. Però ho voluto ragionare un po' di con maturità. Secondo me ti dovevi. Ah! È giusto fare le cose con calma e con i tempi giusti. Anche io che prima. Tu non ti eri dichiarata subito. No, ascoltami, è che quando io ho deciso di non dirtelo subito, non è stato ovviamente per prenderti in giro o altro, noi ne abbiamo già parlato di questa cosa, ma è semplicemente perché la mamma protegge sempre i loro figli. Io credo che, soprattutto nel 2023, proprio perché c'è tanta informazione anche con i social o altro, non sia poi così tanto sbagliato far rendere conto anche a Lara, perché comunque è grande, non è una bimba piccola, è normale farle vivere anche con normalità il fatto che due fidanzati magari a un certo punto si possano lasciare e non far vivere questo come un grande shock, per dire, no? E quindi diciamo che ci è voluto del tempo. Abbiamo messo i video uno dopo l'altro, ma la verità è che per fare quei video non è una serie TV, non è una cosa finta. Ci è voluto del tempo e abbiamo preso delle decisioni anche insieme e parlato tanto. E infatti in questo momento c'è una decisione presa importante da parte di entrambe, delle quali però, cioè della quale non vi parleremo in questo video e della quale sono molto felice. Anche io, molto. E quindi poi, insomma, nei prossimi video vedrete e ci sarà un video in particolare da sola con Milena, e anche perché adesso è il weekend, quindi le bimbe hanno varie attività da fare e insomma avremo un po' di tempo per me e per lei. Niente, quindi insomma vi diremo questa cosa. C'è una decisione in particolare che abbiamo preso, che ti ricordi così la fine? E niente, quindi siamo particolarmente contente, particolarmente felici, però ecco, ci tengo a dire questa cosa, le bambine, ho scelto talmente tanto bene una persona, la persona accanto a me, che il bene delle bambine non solo l'ho messo io davanti, ma anche lei. Esatto, si collega al discorso di prima. Esatto, è talmente tanto quella giusta che forse ha pensato addirittura più di me, probabilmente, per quanto possibile, perché ho pensato veramente tanto, ovviamente. E anzi, vi posso dire una cosa che è molto personale, ma penso che possa aiutare qualcuno, per questo mi permetto. Okay. E poi su di me, quindi vi permetto per quello. Certo. Ho avuto delle difficoltà per non andare in protezione. Tutto. E con questo ti ho orecchie per intervenire. Aia!
Aia. E lei mi è stata molto appresso su questo. Ok. Ok. La bocca? Ma è pulitissima! Zoe, tu sei felice di mamma e Gnegna? Sì? Zoe, ma ti piace Gnegna? Quale? Cosa ne pensi di mamma e Gnegna? Insieme. Insieme? Dobbiamo stare tutti insieme? Tesori miei, quindi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto e... Ciao! Bye! Bye! E ci vediamo nel video di domani, ore 14:30. Sempre qui su questo canale. Sempre qui, sempre su questo canale. Sempre qui, sempre su questo canale. Love you! Non ti passi? Tanti baci. Ah.